Penso che la differenza l'abbia fatta proprio questa tensione che avevamo per la partita. Calcio è questo, il Modena ha fatto, essere onesto, ha fatto meglio di noi, ha giocato meglio e noi abbiamo vinto. Domenica scorsa avevo detto che secondo me aveva giocato meglio noi della Salernitana e abbiamo perso. Questo è il calcio. Importante, prendiamo a casa questi 3 punti, ben felici, perché i ragazzi sotto l'aspetto dell'impegno, penso che poi abbiamo giocato, lo ripeto, l'ho detto io, non bene, però l'impegno c'è sempre stato, la voglia di lottare, di sudare, quella non è mai mancata. Purtroppo incredibilmente già sono 180 minuti e non abbiamo fatto un gol quando avevamo creato innumerevoli situazioni di gol sia nella prima partita del campionato che la seconda. Non è mai semplice venire qua e dettare legge in quanto a gioco e personalità. Noi abbiamo fatto questo, siamo stati poco concreti, ma questo fa parte del calcio. Pur non avendo fatto bene con il Modena, perché non è stata fatta una grandissima partita, però intanto ci portiamo a casa i 3 punti, che questa penso sia la cosa più importante che dovevamo fare dopo la sconfitta di Salerno. E in più secondo me abbiamo dimostrato di essere una squadra compatta, quando gente che entra dalla panchina, su 3 ingressi, 2 ti fanno due gol, secondo me è un segnale importante che viene dato alla squadra. Chiaramente quelli sotto esame, quando si subisce gol o quando le cose non vanno per il verso giusto, io dico che sono i difensori, ma è tutta la fase difensiva che magari poi va a determinare le prove dei singoli. Chiaramente non abbiamo fatto benissimo con il Modena, pur non avendo subito reti, e questo lo sappiamo anche noi, e infatti stiamo lavorando anche per migliorare questo. L'Avellino che andremo a fare deve essere l'Avellino che fa una prestazione perfetta, un po' quasi. Giochiamo contro una squadra che è stata strutturata ed è strutturata per andare direttamente in Serie A, senza passare per play-off, nulla. È una squadra come rosa superiore a tutti. Ho visto un sondaggio di tutti noi allenatori, non c'è stato un solo tecnico che non abbia indicato il Cagliari come sicura vincitrice di questo campionato, un solo, uno che abbia detto no, potrebbe essere, no, tutti hanno fatto dei lavori con una squadra appena retrocessa, con un budget straordinariamente importante tra paracadute e giocatori che hanno venduto la Roma, in particolare dei soldi a Iolana, a Story. Li hanno saputi investire nella maniera migliore, qui parliamo di milioni, milioni, milioni ancora di euro investiti. Contatto Sport, un programma in collaborazione con Meta Edilcom, Metallegno Italia, Soft Technology. TV con Contatto Sport. Ci ritroviamo, ci sono anche a doppio, addirittura ci stiamo evolvendo.
Dicevo, torniamo a noi, ci troviamo purtroppo a dover commentare ancora una volta, dopo averlo fatto a caldo subito dopo la partita di sabato, una sconfitta in quella di Cagliari 2-1 contro l'ex Massimo Rastelli. Non è bastato il gol negli ultimi minuti di Mariano Arini, all'avere la meglio sono state le reti di Sau e di Melchiorri. Parleremo di questo, ma indubbiamente parleremo anche di altro alla luce dei nostri ospiti, e guarderemo anche alla sfida di domani sera che vede i lupi attesi al Partenio Lombardi contro il Novara di un altro ex molto atteso, cioè Andrei Galabinov. Ma andiamo per gradi e salutiamo come sempre in apertura l'amico e collega Domenico Zappella. Buonasera Domenico. Buonasera a te Leonardo, ben ritrovate ai nostri telespettatori. Come avete avuto modo di vedere in questi giorni, gli appuntamenti sportivi di Prima TV sono raddoppiati questa sera con Contatto Sport, e poi al termine di ogni gara diretta studio e stadio per commentare a caldo i match dell'Avellino. Ma non solo, perché lo sapete che qui a Contatto Sport parliamo di calcio e anche degli altri sport, perché questa è una settimana davvero importante. L'Avellino purtroppo ha perso a Cagliari, ovviamente ritorneremo su questo argomento. Domani sera c'è la sfida contro il Novara, ma poi il weekend sportivo inizierà sabato sera con il match di Carmine Tommasone per il titolo dell'Unione Europea dei pesi piuma. Ovviamente seguiremo con tanta passione questo match, poi domenica ovviamente la trasferta dell'Avellino a Bari, e quindi questa sera tanto spazio al pugilato, alla box con Carmine Tommasone, sicuramente protagonista sabato sera. Ma come sempre a Contatto Sport non mancano mai i sorrisi, a partire da quello di Sara D'Agostino. Ciao Sara. Grazie, buonasera, buonasera Leo, buonasera Domenico, buonasera ai nostri telespettatori a casa, buonasera ai nostri ospiti in studio, buonasera a Michele Picariello, maestro di Tommasone, Carmine Tommasone, e ad Alfonso Dacerno, giornalista. Buonasera. Ecco quindi i nostri ospiti, naturalmente con il maestro Picariello parleremo sì dell'Avellino, ma ci soffermeremo specialmente sull'incontro, come ha già detto Domenico, del nostro campione Carmine Tommasone. Ma andiamo per gradi, facciamo un passo indietro, torniamo a vedere quello che è successo sabato al Sant'Elia di Cagliari con la sconfitta purtroppo dei lupi 2-1 contro la truppa dell'ex Massimo Rastelli. Vediamo. L'Avellino non riesce nell'impresa di fermare la corazzata Cagliari e viene sconfitto per 2-1 sotto i colpi di Sau e Melchiorri. Non basta il gol di Arini nel disperato tentativo di recuperare il match dopo che i biancoverdi offrono un buon calcio nel primo tempo e sprecano troppo, specialmente con Mokulu. Tesser cambia quasi tutto, schierando a sorpresa proprio il belga al posto di Tavano in attacco. Non c'è neanche Zito dentro Bastien con Insigne trequartista. Ed inizio incoraggiante per i lupi che si affacciano in avanti al nono. Gavazzi serve Insigne, ma il suo cross viene deviato in corner da Salamon. Il Cagliari fa poco nulla, ma al 21esimo Frattari in uscita comoda si lascia sfuggire il pallone. Sau recupera e apparecchia per Melchiorri che spara a botta sicura. Frattari sa come farsi perdonare e devia in corner. Rimedia quindi il portierone Arpino al suo precedente errore, ma i sardi insistono e due minuti dopo ci riprovano con Farias. Botta da fuori e Frattari attento nella deviazione. L'Avellino inizia a sbandare in difesa, ma fortunatamente al 26esimo Biraschi ci mette una pezza recuperando sul Melchiorri. Al 28esimo esce Gavazzi per infortunio, non passano nemmeno 60 secondi che il Cagliari va in vantaggio. Numero di Farias, assist al bacio per Sau che infila Frattali. Ma c'è fuori gioco netto, anche lo stesso attaccante appare incredulo. La terna arbitrale però convalida il gol. Una mazzata per i lupi che rispondono prontamente. Al 34esimo Trotta serve splendidamente Mokulu che da buona posizione spreca tutto mandando al lato. Il Cagliari si salva e va negli spogliatoi immeritatamente in vantaggio. Nella ripresa l'Avellino ha subito l'occasione giusta per rimettere le cose a posto, ma incredibilmente Mokulu da solo davanti a Storari cincisca prima con la sfera, poi si defila a destra e
e tenta un improbabile assist. Un errore madornale per l'attaccante belga che getta alle ortiche la palla dell'1-1. Gol mancato, gol subito, la Regge si rispetta e il Cagliari al settimo passa sul 2-0. Corner di João Pedro, Melchiorre di testa svetta quasi indisturbato e infila Frattali. Grossolana ingenuità degli Erpini che perdono morale. Il Cagliari ringrazia, al nono sfiora il tris con Farias, Frattali si oppone e devia in corner. Ci prova anche Di Gennaro dalla distanza, palla in out. Tesser fa entrare Gidai e Sumaresa, aurendo al sedicesimo già le sostituzioni, ma la scossa non arriva. Anzi, il Cagliari al diciottesimo colpisce il palo con Zau dopo l'ottima progressione di Melchiorri. Stavolta a salvarsi Ravellino, che fortunatamente inizia a reagire nel finale. Al ventottesimo sul cross basso di Visconti, Mokulu stavolta colpisce bene, ma Storari si oppone prontamente. Il Cagliari molla e Lupi al 39esimo riaprono il match. Sul cross sporcato di Zito, Arini con veemenza arriva da dietro e colpisce splendidamente. Storari battuto e Avellino in gara sul 2-1. Ma il forcing finale non produce più effetti. I Lupi escono sconfitti da Cagliari. Ora testa solo a Novara, di scena martedì sera al Partenio Lombardi. Queste dunque le immagini della sconfitta dei Lupi 2-1 a Cagliari. Alfonso, un veloce commento. Cosa non è andato in questa trasferta contro l'ex Massimo Rastecchi? Secondo me non è ancora il tempo di fare processi. I processi vanno fatti a consuntivo e non a preventivo, come spesso avviene qui ad Avellino. Ci sono state delle cose che non vanno e non vedo giusto colpevolizzare soltanto la difesa, perché grossi pericoli nei primi 30 minuti l'Avellino non ne ha corsi, tranne la palla che è sfuggita di mano a Frattali. Poi Gavazzi è uscito, che era l'uomo che metteva un po' di ordine in mezzo al campo, c'è stata quella fase confusionaria, ed è arrivato il gol in fuorigioco del Cagliari, come ha detto anche Domenico nel servizio. Ci sono delle cose da limare, da aggiustare, quei sincronismi da trovare, quelle intese che ancora non ci sono, ma è come giusto che sia, l'Avellino ha fatto una mini rivoluzione quest'anno e quindi dobbiamo attendere con pazienza, almeno dico quelle 7-8 gare di rodaggio, che il pubblico avellinese non riesce ad aspettare, però quest'anno purtroppo è così, è finito il ciclo di Rastelli ed inizia uno nuovo con Attilio Tesser. Maestro Picariello, io voglio farti intervenire anche sul calcio. Fra poco ovviamente apriremo una lunghissima pagina su Carmine Tommasone. Sei tifoso dell'Avellino, ma più in generale tu sei un allenatore. Ok che alleni un singolo in uno sport completamente diverso dal calcio, quale è il pugilato, però in momenti come questi un allenatore come può gestire la squadra, dandogli fiducia oppure bacchettandola, tra virgolette? Ma non è semplice intervenire in questo momento, perché le cose vanno seguite. Io non conosco bene le problematiche che ci sono alle spalle, quindi per un singolo evento non è che, voglio dire, si può dare la soluzione. Però giustamente, vi ripeto, vanno viste un pochino le cause, ma d'altronde bisogna far riflettere una sconfitta del genere, anche se il Cagliari comunque è una squadra che è molto forte, quindi del resto non lo so, ecco, non voglio scendere nei particolari, non voglio dire cose che magari non so, quindi non vuoi andare sul tecnico. Non conoscendo le problematiche, quindi non voglio scendere nei particolari. Basta, quindi mi fermo qua. Non... Va benissimo, maestro, noi accettiamo ovviamente anche questa tua però opinione. Subito dopo su Carmine nei particolari ci entriamo. Per forza. Con Alfonso invece possiamo entrare un po' più nei particolari, ovviamente lo sappiamo, siamo già alla vigilia di un'altra sfida particolarmente importante, una sfida sentita per i tanti ex che ci sono, in particolar modo uno su tutti ovviamente Attilio Tesser, protagonista della grande scalata del Novara dalla Lega Pro alla Serie A. Avremo modo di affrontare questo argomento. Ritornando invece un attimo alla sfida col Cagliari, anche questa era una sfida molto sentita dal punto
punto di vista delle emozioni, soprattutto per quanto ci riguarda, perché l'abbiamo caricata anche noi tanto da un punto di vista giornalistico, l'Avellino contro il passato, chiamato Rastelli e non solo, tutto lo staff tecnico, compreso il difensore Fabio Pisacane. Sotto questo aspetto, Alfonso, qualcosa non è piaciuto, non tanto dalle parole del tecnico Rastelli, ma per una foto che è circolata sui social network a fine gara, che ci ha ricordato molto la foto dell'anno scorso a Bari. A Bari, sì, sì. Ma a me non è piaciuto neanche l'atteggiamento nel post gara dell'ex tecnico dell'Avellino, di Rastelli. Perché non puoi rilasciare dichiarazioni diverse a un'emittente nazionale, all'emittente di Avellino, poi addolcisci un po' quelle che sono le tue dichiarazioni. Ah, ecco, quindi non l'ho notato solo io questo. Sì, sì, no. L'abbiamo notato un po' tutti. È una cosa che è successa, che è spiacevole. Non, ti dico la verità, non me l'aspettavo da mister Rastelli, perché ci siamo sempre confrontati apertamente su ogni problematica, anche quando era qui da Avellino, e diciamo questa può essere considerata una sorta di presa in giro. Non va bene, così come non va bene neanche lo staff, perché là si tratta dello staff tecnico che è probabilmente risentito da quello che è stato detto nell'ambiente avellinese, ha fatto circolare quella foto ingiustamente. Dovrebbero essere grati all'Avellino e al popolo avellinese per quello che hanno ricevuto, non dobbiamo essere soltanto grati noi per quello che abbiamo avuto. A proposito di Rastelli, l'abbiamo tirato in ballo, quindi andiamo ad ascoltare le dichiarazioni rilasciate dal tecnico al canale ufficiale del Cagliari Calcio. Ascoltiamo. Conosco quante qualità morali, di agonismo, di temperamento ha, e anche qualità, perché ha dei giocatori sotto l'aspetto tecnico importanti. Sono partiti sicuramente meglio di noi. Noi eravamo molto contratti, anche le cose più semplici sembrava che la palla quasi scottasse, poi ci siamo piano piano sciolti, soprattutto quando è entrato in partita Joao Pedro, dove da quella parte è riuscito a innescare sia le sovrapposizioni di Balzano, ma sia poi assist o gli inserimenti di Farias. Poi siamo andati in vantaggio e da lì naturalmente un po' gli spazi si sono aperti, e fino poi a 5 minuti dalla fine, 7-8 minuti dalla fine, credo che se finiva 4-5-0 non c'era niente da dire. Invece poi abbiamo commesso un errore, abbiamo dato la possibilità a Mukulu di far gol, e poi nei minuti finali naturalmente non siamo stati capaci di rinviare con efficacia una palla, abbiamo permesso all'Avellino di effettuare 3-4 cross e da lì hanno accorciato le distanze. Naturalmente è venuta un po' d'ansia, un po' di paura, però fortunatamente nei minuti di recupero non ci sono state grandi situazioni di pericolo. È stato strano affrontarli da avversario, perché sono tre anni di grandi successi, di grandi risultati, e quindi è stata una partita particolare sotto l'aspetto emotivo, però nel momento in cui l'arbitro ha fischiato il mio pensiero è andato solo sulla vittoria del Cagliari. Queste dunque le dichiarazioni di Massimo Rastelli, rilasciate, come dicevamo, queste dalla parte, proprio il canale ufficiale del Cagliari. Perché ci sono state più versioni? Ci sono state più versioni, questa è la versione che abbiamo preso, cioè quella rilasciata, la versione di parte per quanto riguarda il Cagliari. L'hai ascoltata, Alfonso? Ha detto una verità, due mezze verità? Ma sicuramente ha analizzato la partita così come l'abbiamo vista anche noi, evidenziando quelli che sono i meriti del Cagliari, ma sottovalutando un po' quelli che sono stati i demeriti dell'arbitro e un po' dell'Avellino, delle disattenzioni come dicevo prima, vanno limate, come ad esempio sul gol di Sau, al di là del fuorigioco ci sono tre difensori che vanno sulla palla e nessuno che pensa all'attacco. Attaccante sardo, poi c'è Biraschi che sale e Nica che rimane, vediamo una difesa schierata in diagonale e giustamente l'Avellino viene punito, al di là del fuorigioco che c'è, è netto, però c'è anche da dire che Nica, non salendo, inganna l'assistente dell'arbitro. Vediamo soprattutto i quattro difensori sono posizionati malissimo. Sì, sì, sono schierati in diagonale, ci sono Zito, Visconti e Arini che vanno tutte e tre sulla palla senza considerare l'inserimento di Sau alle loro spalle. Ecco, se
Silvana Picariello mi aiuta dalla regia. Noi siamo riusciti appunto a trovare la foto di cui vi parlavo in precedenza, eccola appunto qui. Io, maestro, questa te la devo fare un attimo commentare, perché non mi puoi commentare gli aspetti tecnici del calcio giocato, però tu conosci molto bene alcuni aspetti che si chiamano, alcuni aspetti legati soprattutto al fair play, perché nel pugilato, nella box, nonostante sia uno sport duro, c'è tantissimo fair play per quanto riguarda gli atleti, gli allenatori, i tifosi, un po' tutto quello che riguarda questo sport, il pugilato. Nel calcio purtroppo non è sempre così, anche se questa parola, il fair play, è sulla bocca di tutti. Secondo te questa foto poteva essere evitata, questo cosiddetto selfie? L'ha utilizzato anche Carmine quando ha vinto il titolo intercontinentale, però ci sono selfie e selfie. Certo, io penso che per un fatto di correttezza doveva essere evitata. Io non so bene il perché, diciamo, abbia girato questa foto. Cioè, non so la motivazione, però io avrei evitato, diciamo così. La motivazione te la do io, maestro, e ovviamente lo faccio commentare anche ad Alfonso. Praticamente questa partita è stata caricata a mille, a pallettoni, utilizziamo questo termine abbastanza forte, da parte di mister Rastelli, dell'intero staff tecnico del Cagliari, perché, come abbiamo più volte detto, è inutile che uno ci gira attorno con le parole, le frasi di circostanza che possono essere dette appunto o a Cagliari TV, o a Prima TV, o a Sky, o a qualsiasi altra emittente. Questa partita era sentita per quanto riguarda l'allenatore del Cagliari, era sentita anche per quanto ci riguarda, soprattutto per noi tifosi irpini. Alfonso, doveva essere evitata questa foto, proprio perché chi c'è all'interno dello spogliatoio attualmente del Cagliari, ovvero Rastelli, tutto lo staff tecnico e anche Fabio Pisacane, che compare in questa foto, sì. Fortunatamente non è, ci teniamo anche a precisarla, non è la stessa foto che abbiamo visto l'anno scorso a Bari, perché lì c'era qualcosa di veramente offensivo, perché lì non si trattava di una semplice foto, lì era proprio il video dove un calciatore, lo ricordiamo, De Luca, ha rivolto proprio delle frasi ingiuriose nei confronti della città di Avellino. Però, come detto, anche se non c'è nulla di offensivo in questa foto, qualcuno poteva risparmiarsi. Sicuramente, per quello che c'è stato e per quello che poi ci sarà, era meglio evitare questa foto, anche perché secondo me parte da lontano un po' la motivazione, da quando uscì il calendario il presidente Taccone disse andiamo a vincere a Cagliari, ma giustamente chi al posto del presidente Taccone non sarebbe stato risentito dopo l'atteggiamento di Massimo Rastelli? Lui è stato deluso dall'atteggiamento del tecnico, che non ha parlato chiaro. È andato via quando il giorno prima aveva dato parola alla dirigenza alpina, e quindi da questo atteggiamento ne derivò quella dichiarazione quando uscirono i calendari: andiamo a vincere a Cagliari. Ma non era assolutamente una cosa contro il Cagliari, era giusto una mini ripicca, chiamiamola così, nei confronti di Massimo Rastelli e del suo staff. Su questa foto, diciamo, ci sono due correnti di pensiero per quanto riguarda la presenza proprio in questa foto di Fabio Pisacane, come possiamo vedere in basso a fianco al portiere Storari. C'è chi giustamente dice doveva evitare di figurare in questa foto, proprio perché lui è stato qui ad Avellino, è stato tutto quello che ha scaturito poi il famosissimo selfie del Bari, e c'è invece chi dice ormai Pisacane fa parte del passato, si trova in un nuovo spogliatoio e casomai per integrarsi, per fare gruppo all'interno di questo nuovo spogliatoio, si è messo anche lui in primo piano in questa foto. Tu come la pensi, Alfonso? Sono condivisibili entrambe le versioni. Io al suo posto avrei pensato a quello che Avellino mi ha dato e non a quello che poi Cagliari mi potrà dare. Sicuramente lui ha avuto un passato importante, deve molto anche lui alla città di Avellino, come lo devono Massimo Rastelli e il suo staff.
e quindi i tifosi dell'Avellino su questo sono molto pignoli, li chiamo così, ma giustamente, perché chiedono soltanto rispetto, perché danno l'anima e vogliono in cambio soltanto del rispetto. Voglio chiedere... È l'unico però che non sorride adesso. Io mi ricordo raramente Fabio Pisacane che abbia mai sorriso anche qui. E poi tecnicamente, forse aiutami anche tu, sì? Visto che siamo esperti un po' di selfie. Questa foto, se non vado errato, forse l'ha scattata Storaria. L'ha scattata Storaria? Tecnicamente, vedendo l'inquadratura, potrebbe essere proprio infatti lui. Sì, però è stata pubblicata sul profilo di Salamon. Cioè, la prima volta è stata pubblicata, quindi l'avrà fatta Storaria con il cellulare di Salamon. Sara, mi vuoi dare anche tu un commento a questo selfie? Non pensi niente? Sei proprio disinteressato. Tra un po' però torni tra noi, perché dovrai leggerci i messaggi. Maestro, lo so che lei ha detto di calcio, però una domanda gliela devo fare, anche perché da tifoso dell'Avellino, molti tifosi dell'Avellino hanno un po' criticato la scelta di Tesser di tenere fuori da una partita così importante, così sentita come quella contro il Cagliari, l'uomo più importante e rappresentativo al momento di questo Avellino, il colpo del mercato biancoverde, cioè Ciccio Tavano. Lei da tifoso si aspettava questa scelta di tenere fuori Tavano? Ma io di certo non me l'aspettavo, però vi ripeto, poi un tecnico a me piace rispettare le persone, quindi voglio dire, non me la sento di criticare un tecnico non conoscente, certamente non l'avrei lasciato fuori, però giustamente lui dovrebbe sapere quello che fa, quindi se ha fatto questa scelta un motivo ci sarà. Certamente. Allora, maestro, visto che appunto l'abbiamo detto, la tua presenza è qui e soprattutto per parlare del match che affronterà Carmine Tommasone sabato, abbiamo anche quest'anno rispettato la tradizione che vuole il maestro Michele Vicariello, la settimana prima del match ospite nei nostri studi, perché come più volte ci ha detto Carmine Tommasone, è un rito scaramantico. Carmine Tommasone prima dei match non vuole assolutamente partecipare alle trasmissioni televisive, noi lo aspettiamo ovviamente lunedì sera con la cintura, come ci ha abituato negli ultimi anni, come ci ha sempre abituato, perché lo ricordiamo, Carmine Tommasone vanta un bello zero nella casella delle sconfitte, solo vittorie. Invece ti chiedo, maestro, il prossimo avversario di Carmine, John Slowey, che tipo di avversario è? Ma io me lo sono studiato bene, devo dire la verità, perché gli inglesi fanno delle scelte molto oculate, non portano fuori un atleta sapendo che può essere sconfitto. Quindi, se hanno deciso di venire in Italia, loro contano sul loro atleta e ci credono. È un uomo molto tecnico, non è un uomo pericoloso, non è un picchiatore, ma è molto tecnico. Difficile da boxare perché è un mancino e Carmine non ci va troppo a nozze con i mancini, però posso dire che Carmine è preparatissimo sia fisicamente che mentalmente. Sarà sicuramente un match difficile. Io spero che riusciamo a batterlo anche sulla tecnica, perché Carmine a livello di scherma è un pugile veramente molto elegante, molto bello e molto intelligente pugilisticamente. Però io vedo l'inglese, sinceramente, ma lo dico, un po' più veloce di Carmine. Se si avvera questo, che Carmine non riesce a contenere sulla velocità, significa che dalla quarta quinta ripresa Carmine è in grado di mettere una marcia in più e di travolgerlo, diciamo, sulla velocità e sulla resistenza. Io spero che sarà più o meno questo il match.
E tra l'altro in onda stanno scorrendo le immagini dell'allenamento proprio di oggi pomeriggio di Carmine Tommasone. Maestro, commentiamolo live per i non appassionati di pugilato. Che cosa sta facendo Carmine in questa circostanza? Diciamo che in questo momento sta boxando ai sacchi. Cioè, diciamo, questa è l'ultima settimana, non è altro che un allenamento di mantenimento, non più di tanto. Diciamo che è finito, stiamo nella fase di scarico. Abbiamo fatto i guanti, abbiamo fatto le ripetute, abbiamo lavorato con i pesi, adesso questa è una settimana che Carmine dovrebbe recuperare. Quindi niente di particolare, sta facendo i sacchi giusto per tenersi in forma, per tenere il peso e per restare con la stessa velocità del dovuto. Più avanti torneremo a parlare di questo attesissimo match di Carmine Tommasone, faremo intervenire anche Alfonso, però ora dobbiamo fermarci per la prima pausa pubblicitaria, ci ritroviamo subito dopo con le pagelle e tante altre sorprese, dopo la pubblicità.